Ok, finalmente siamo in superficie. Good morning. Peters! Duck your head and advance with deliberate movements. Ma devo per forza passare di lì? Ehi, che qua si rischia il pennellone. A quanto pare i froci hanno sabotato la macchina killa froci. Oh, che schifo. Ecco fatto, ho spento la macchina. Nice work, Doc. Yes, fantastic. Oh mio Dio, right, cos'è questo orrore? Man, that was a close shave. E il dottore sta andando dalla parte sbagliata. Poveri scienziati, sono stati sfondati. Do you have any idea what to do next? Wait! What is it? Anyone else think this was a bit too easy? Something's not right. Gordon, you don't mind taking a look, do you? We'll stay here. E ti pareva. Ma tu guarda, chi doveva andare a rischiare il culo per salvare gli altri culi? Gordon Freeman. Ma non potete anche voi prendere quella tuta? Noè. Lo sfondaculo ci ha ordinato di recuperare la tuta asca e arrenditi e sarai stuprato con velocità. Ma voi chi siete? Noi siamo i Sol Froci. Veniamo dal mondo di preesistere. Precisamente 20 anni dopo di voi. Siamo qui perché Gordon Freeman. Venite dal futuro. Dal mondo di Crisis 2. Te lo scordi, preferisco spararmi in faccia piuttosto di essere violentato da dei froci. Ma chi è il genio che ha messo ste musiche cozzale nella tuta? Infatti, a quanto pare c'è un'altra invasione in corso. Stanno arrivando i Sol Froci dal futuro. Sono venuti per prendere la mia tuta. I couldn't dare risk venturing out there, but I can inform those of us who remain in the Lambda complex that you are coming. Well, partner, afraid this is where we part ways. I'm gonna hang back a bit and help out these two. Gordon, maybe if you... Oddio, l'hanno inculato con un proiettile. Stiamo attenti o faremo la stessa fine. Avvertiamo la tua aura etero, Gordon Freeman. Esci fuori o lanceremo la nostra granata frociogena. Oh sì, che goduria. Questi scienziati hanno un fisico da urlo.
Mi piacerebbe inculare quel Freeman, ma comunque qui abbiamo tre scienziati e una guardia. Mi fanno accapponare la pelle. Oh mio Dio. Rimarrò traumatizzato. Solfro, ci la pagherete cara. Gordon Freeman, preparate la forcia o mitragliatrice. Lo sfondaculo vuole la tua tuttina. Forcia o mitragliatrice pronta. Io non capisco. Perché Freeman non si consegna allo sfondaculo? Essere forcia è bellissimo. Ti prego Freeman, lasciami che ti sfondi. Facci contento. Se non sfondo il tuo culo muoio. Ti sbagli, sarò io a sfondarti il culo stavolta. Sei pronto? Che ne dici? Ti senti a pezzi, vero? Ma sai quanto mi dispiace? Hai fatto un errore di calcolo. Avresti dovuto parlare con i miei colleghi per sapere che tipo di persona ero. Lo sfondaculi ci ha ordinato di recuperare la tuta acqua e la tuta. Arrenditi e sarai stuprato con velocità. Guardate che scherzetto di faccio. Ehi Freeman, facciamo una inculata di gruppo. Dai ragazzi, lo sfondaculi non lo vuole perci. Lo sfondaculi ci ha ordinato di recuperare la tuta acqua e... Arrenditi e sarai stuprato con velocità. A quanto pare c'è un posto di blocco più avanti. Dovrò superarlo con la forza. Speriamo che non si attivi alcuna musica nella tuta. E ti pareva? Questo è il tuo ultimo avvertimento. Arrenditi o verrai sfruttato con dei selvaggi. Accetta la ferocità. Il mondo tra 20 anni diventerà completamente feroce. Elitrocero. Assaggia il mio laser blast.
Sei furbo, eh? Pensavi di prendermi per il culo? Io mi accorgo di ogni foglia che si muove nel vento. Ma che succede? Dottor Freeman, mi presento. Io sono il G-Man, la ho osservata in lungo e in largo, e ho notato che lei ha le capacità di salvare il mondo. A quanto pare abbiamo un nuovo nemico. Ora le spiego. La sua distrazione ha condannato l'umanità all'omosessualità. Questi solfro ci vengono dal futuro, e le dico che quest'invasione sarà la rovina. Non c'è modo di fermarli, però io sono qui per salvarla. Le dico che tutti gli esseri umani diventeranno froci, ma lei, signor Freeman, deve rimanere etero. Può venire con me, e io farò in modo che il suo corpo venga messo in stasi, oppure scegliere di continuare a combattere, subendo una terribile fine. È ora di scegliere, Mr. Freeman. Ok, non c'è fretta. Se io accetto, addio amici, parenti e conoscenti. E magari mi ritroverò in un futuro in cui non mi saprò adattare. Però se non accetto rischio il fallo di penetrazione anale. Cosa scelgo? Ma sì dai. Accetto. Me ne frego degli altri, tanto assisterei soltanto alla loro mutazione del loro sesso.